e coi dadi si fissa, vabbè, stiamo guardando avanti, sulla forcella o sul forcellino posteriore. Ma questo non lo vediamo oggi. Al mozzo è appeso il cerchio tramite i raggi sono fissati qua a incastro e avvitati qua, si reggono la tensione. Se volete, secondo me un modo buono di immaginare come sono i raggi e pensarli come corde e non come, perché non sono affatto strutture rigide, anziché, pur essendo di metallo, sono come corde, e il buon bilanciamento della ruota è quando tutte queste corde sono tese nello stesso modo. Ovviamente prende una botta, si storta, è necessario ricorreggerla tendendo in modi diversi corde da un lato e dall'altro. Però anche questo, se lo vediamo oggi, se lo serve a tempo, se no lo rimandiamo a una lezione successiva. Poi il cerchio, questo qua, si chiama cerchione, come preferite. Il cerchio ha dentro un nastro di plastica che serve a proteggere quella che sarà poi la camera d'aria, che è la parte che si gonfia dai terminali dei raggi. Che sono... Io non ce l'avevo quella. Ogni settimana vicino. Vedete, i terminali dei raggi escono così, poi quando mettete le mani sulle ruote lo vedete bene, escono così, normalmente non c'è problema, se non ha bisogno di andare a ruotarli, se il raggio sporge un pochino, se la camera d'aria, che è una roba gonfia, è facile che si buchi su questi. Poi si mette appunto la camera d'aria, poi qua non c'è, avremo modo, e copertone, copertura, come volete chiamare, quello che ha il battistrada che copre. Ok, ci sono diverse misure, io per le varie misure rimanderei al pratico foglio qua che avevamo fatto. Ci sono diverse unità di misura, ci sono quelle inglesi in pollici, quelle europee in millimetri, ci sono sistemi misti, vabbè, è un po' un casino, però magari li vediamo poi quando ci mettiamo le mani. E magari come prima cosa vi faccio vedere a tutti un po' di ruote e i diversi sistemi di misura, e poi però facciamo quando siamo già divisi in gruppi e vi spiego cosa vogliono dire. Poi per la riparazione della camera fondamentalmente è questo, quando si trova, lo spiego al volo poi ci mettiamo al lavoro. Quando si ha una camera forata, sia che sia forata dall'esterno, sia che sia forata dall'interno, da un raggio, sia qualunque cosa, la prima cosa è ovviamente cercare il buco, quindi si gonfia la camera d'aria, si gonfia, perché la camera si gonfia, il buco non si trova, a meno che non sia una voragine, si cerca, si ascolta, si passa con la lingua, magari si sente perché è molto sensibile la lingua, quindi se c'è un buco piccolo sente, se non si trova, nell'acqua, io vi ho già preparato una bacinella, nell'acqua se proprio non si vede, nell'acqua è sicura, perché si vedono le bollicine che salgono. Poi cosa si fa? Questo ve lo dico adesso, poi ricordate, non lo ripetiamo. Si segna il buco con un gesto, tendenzialmente un posca, si tira fuori la camera, si asciuga, si sgonfia, perché la riparazione si fa ruota sgonfia, si scarta vetro l'area del buco, si passa la colla, che è un mastice, quindi non è una colla normale, ma è una colla che vulcanizza, vuol dire che scioglie la gomma e poi la rifonderà con la toppa che si mette sopra. Perché per tenere le pressioni è necessario tutta questa roba, tipo l'attack non terrebbe le 3, 4, 5 atmosfere di pressione dell'aria dentro. Quindi si mette la colla, si aspetta che la colla sembra che asciughi, ma in realtà sta solo facendo questa reazione chimica. Quando è a posto, toppa, si tiene un po' schiacciato e a regola.